Su questo tema, coesione e sicurezza, la zona 1 è una zona importante, sicuramente bisogna creare delle condizioni di vivibilità. Noi abbiamo affrontato insieme con le politiche sociali il tema dei senza dimora, abbiamo triplicato il numero dei posti e effettuato un coordinamento delle unità mobili che sono presenti nel territorio, e la zona 1 è un territorio dove molti utilizzano le strade, i porti, eccetera, per andare, forzando anche dove è possibile con quelle persone che, nonostante appunto avere aumentato considerevolmente i posti letto, tendono a voler stare ancora in strada. E quindi questo abbiamo fatto innescando un raccordo operativo tra polizia locale e unità mobili, proprio per fare il lavoro di spostamento, ma anche di offerta di un'opzione differente. Su questo bisogna lavorare ancora molto, cercando anche di utilizzare dei servizi antidegrado che abbiamo sperimentato ad esempio in altre zone come in Concordia e Gatto Soglio, e provare a studiarli, e proprio è stato aperto un bando in questi giorni proprio per questo, per rafforzare questa operazione. In tema di sicurezza e coesione, la zona 1 ha un tema sensibile che è già emerso da chi parlava di mobilità, che è la sosta irregolare. Noi abbiamo provato ad aumentare un numero, siamo passati da un numero di sanzioni sulla sosta irregolare inferiore ai 10.000 alla soglia delle 20.000 all'anno. C'è molto ancora da fare, ma l'indirizzo è proprio quello di andare a colpire soprattutto quella sosta che crea poi problemi alla mobilità leggera delle persone, dei ciclisti, e c'è tutto il tema delle moto, ma ha già detto Fabio Arrigoni. C'è il tema della movida, su questo abbiamo provato a lavorare cercando di contrastare i fenomeni di degrado, e quindi la sporcizia da una parte e il rumore. Sapendo che è difficile, e sicuramente su questo i giri notturni fatti insieme col Presidente e la Presidente della Commissione Capirchio, e insieme anche con i comitati per vedere alcune cose, hanno evidenziato dei miglioramenti e dello spazio ancora da fare. E aggiunge anche qui un lavoro di valorizzare i giovani che frequentano questa cosa, andando a fare prevenzione sull'uso dell'alcol e sull'uso delle dipendenze. Abbiamo strutturato ormai da qualche estate, dall'estate del 2012, un servizio di unità mobili presente, stabile nelle aree della movida, di operatori specializzati per parlare con i giovani e fare prevenzione alcol e prevenzione sulle dipendenze, che sono i due punti nevralgici. E l'ultimo punto sulla sicurezza è il tema dei reati predatori. Un centro dei reati predatori, soprattutto legati al commercio, sono una piaga significativa. Con un'unità specializzata abbiamo fatto degli interventi mirati anche con l'uso della tecnologia sull'asse di Torre Emanuele, Galleria, eccetera, insieme con Commercio. Abbiamo aumentato notevolmente gli arresti, siamo passati da una media di 25 all'anno al 2015, che è 209 arresti su questo tipo di reato, scippi e furti, riuscendo anche a una grossa collaborazione e riconoscimento degli operatori commerciali, portando gli ufficiali a raccogliere denunce dagli operatori commerciali nel loro posto di lavoro, e su questo riuscendo a innescare delle buone pratiche usando anche WhatsApp ed altro, che ha permesso di fare molti più arresti di fragranza di quelli che venivano fatti in precedenza. Sono interventi su cui c'è ancora molto da fare, ci sono alcune linee su cui si può implementare. Grazie.